Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Rogue Legacy. Oh, vediamo. Abbiamo un Re Barbaro, uno Spell Sword, un altro Spell Sword. Questo mi sembra buono. Proviamo a usare uno Spell Sword e vediamo che cosa ha di bello. Bestiality. C'è qualcosa di nuovo da sbloccare qua sopra. Fico. Vediamo se c'è qualcosa anche su dalle altre parti. Forse là a destra? No? Mi ha scoperto una cosa nuova così un po' a caso. Ok, che sono una che non abbiamo mai vista, che era questa, che costa 5.700 e questa costa 5.700, quindi sono potenzialmente abbastanza tosti. Non abbiamo soldi, abbiamo lo Spell Sword che ha la spada invisibile. E ah, ok, ha le magie potenziate, adesso mi ricordo. Possiamo prenderci questa spada, costa 1000 qualcosa, quindi eventualmente lo facciamo dopo. Vediamo di fare un giretto in un'altra partita e vediamo che cosa becchiamo all'interno del nostro castello. Speriamo sia una bella partita. Ok, andiamo avanti di qua. Quindi recuperiamo un punto magia e in più abbiamo un po' di lifesteal, quindi possiamo prendere anche un po' di... Ops. Come vedete prendiamo 6 HP e 14 MP, così posso mangiare, posso fare un sacco di magie. Ops, vabbè, andiamo di qua. Ok, qua ci arrivano i primi soldini. Perfetto. Qua tagliamo dritti magari. Possiamo tentare di affrontare il boss che ho... Non è un'arma fortissima il coltello, ma potendolo utilizzare veramente tanto, magari potrebbe essere una buona idea provarla su Alexander, il boss che dobbiamo ancora sconfiggere. Ah, e OCD, ecco perché prende un punto. E OCD perché distruggendo i mobili prende un punto magia. Ok, bene. È anche discretamente forte come personaggio. Qua c'è un jukebox, continuiamo da questa parte. Perfetto, di qua c'è l'entrata per il posto nuovo, sì. Quindi ci trasferiamo, torniamo pure all'entrata un attimo. Bello che punta la spada in alto e non ce l'ha. Sembra che sia un personaggino che va in giro col pugno alzato, al manco fosse stracomunista. Au! Ok, perfetto per noi. E andiamo su di qua stavolta. Un'altra cassa abbastanza facile, per fortuna. Au. Bene. Continuiamo. Vediamo se riusciamo anche a fare un bel po' di soldini per il prossimo. Erede. Au. Proviamo ad andare direttamente di qua. Dovrei usare la magia più spesso con questo personaggio, direi. 98, wow. Fico. Qua abbiamo una cassa laggiù da recuperare. Conterrà dei soldi. Ok, praticamente ho recuperato tutti gli MP uccidendo 3-4 mostri. Quindi ottima classe questa per poter fare tante magie, non come il mago che comunque ha un valore di base molto alto, lui ne ha solo 76 di punti magia. Però siamo improvvisamente nella foresta. Au.
di qua, aiuto. Ok, recuperiamo un po' di soldini anche qui. Sei uno di quelli che salta, quindi ciao ciao. Altri soldi per noi, 2000 non è male come, come guadagno, ma possiamo fare di meglio sicuramente. Siamo di qua, scendiamo giù. Questo è un po' difficile. Proviamoci, dai. Ah, ecco cosa, devo scendere giù di qua. Ho 7 punti, mamma mia. Sono già quasi morto, vediamo di non morire, magari. E saliamo di qua, aiuto, aiuto, aiuto. Ecco. Devo farmi uccidere giustamente dalle spine e quindi passiamo al prossimo personaggino. Non è andata malissimo, ma poteva andare meglio. Uno spelunker gigante, un Lich Queen oppure un paladino. Mi piaceva il Lich Queen, tra l'altro che ha una magia molto carina, che è quella che ci serve. Lo sfruttiamo per dargli... quanto costa? La costava 5000, quindi possiamo dargli ancora un po' più di attacco magari. E passiamo avanti. Qua abbiamo recuperato che cosa di nuovo? Ah, i braccialetti. I braccialetti del Blood e i braccialetti invece del Saggio. Proviamo a usarli. Meno 30. Pochissima energia così. Facciamo... ah, non posso metterlo perché non ho abbastanza spazio. Vabbè, proviamo a vedere di nuovo. No, lasciamo così perché tanto abbiamo un personaggio che comunque si tirerà su la vita adesso, uccidendo vari nemici. Tutto grigio giallino. Ok, quindi recupera 6 e aumenta di 4, quindi molto bene. E poi giustamente, come avete suggerito, c'è anche la possibilità di giustamente passare un po' di punti in giù. Ovvero, se io faccio così, arrivo a un massimale a un certo punto, posso fare così e spostarli, quindi andare avanti praticamente spostando tutto in MP, e continuerei a guadagnare comunque HP. Quindi effettivamente possiamo tirarci su tutti e due gli stati facendo in questa maniera, almeno spero funzioni questo trucco. Stratagemma, scendiamo. Andiamo di qua. Perfetto, continuiamo a uccidere mostri. Adesso io faccio così, metto metà dei miei punti in magia e possiamo tornare ad aumentare il nostro punteggio. Adesso già 192 MP sono tantissimi punti in magia, prima ne avevamo 70 con uno spell sword. Ok, possiamo continuare, vediamo se riusciamo ad arrivare ad Alexander, anche se ci va, ci sta andando un po' male ultimamente. Andiamo verso destra, forza forza forza, via! Aiuto! Ecco. Andiamo avanti. Au! Ok, 87, forse possiamo anche spostare ancora qualcosa. Abbiamo 235. 44 sono due colpi per adesso, mi sembra, perché mi fanno più o meno 20 a colpo. Sto già rischiando di morire, che bello. Ok,
64. Andiamo giù. Ok, qua c'è il primo boss. Possiamo recuperare un po' di questo. L'altra statua non l'ho rotta, perché magari mi serve. Ho rotto per sbaglio questa, vabbè. Au. Che rischio. Ok, scendiamo ancora un attimo. 2000 di nuovo. E qua altri soldini che mi fanno arrivare a 2004. Dai, 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 dai. 88 punti. Lasciamoli sugli 88 adesso. Poi vedremo magari di spostarli. Cioè, di aumentarli, ma di spostarli tra un po'. Tipo quando supero i ceci, quando arrivo a 100. Bene, andiamo su. No, quel posto non mi piaceva per niente. Ops, ho premuto per sbaglio, vabbè. No, per niente di qua, non voglio andare lì. Di qua però c'è l'entrata per quel postaccio, quindi vediamo di trasferirci, magari torniamo indietro qua. E andiamo a cercare di nuovo la foresta. Siamo tornati all'inizio. Forza e coraggio, saliamo di qua, saliamo di qua. Adesso c'è solo... Ah no, non c'è solo un posto, c'è ancora questo e un po' più in alto a... sinistra, da qua. Questa che magia è? No, mi piace quella che ho adesso. Non ho idea di che magia sia quella, quindi non so, magari sia migliore. Se sia migliore. Ho saltato per fare il doppio salto e mi ha beccato giusto giusto, mamma mia. Ok, questa è la foresta. Cercare il boss. Au. Ah, maledizione, ho saltato male, vabbè. Un altro Lich King che ci saluta. Vediamo di fare un'altra run. Un Hokage Gay, uno Spell Sword oppure un Paladino Nostalgico. Direi che l'Hokage è un bel po' che non lo utilizziamo. 3000 li possiamo spendere per comprare un pezzo d'armatura, così quasi. Andiamo a vedere un po' l'armatura. Vediamo di comprare la spada. Ci dà meno danno. Ah, però ci dà più bonus. No, allora lasciamola stare, però ci prendiamo magari questo? Uguale. Però ci prendiamo questi. No, allora mi sa che per l'equipaggiamento va bene così. Dovrei sprecare dei soldi eventualmente per prendere quello. Come rune, se non sbaglio, siamo a posto, perché qua è equipaggiata la runa vampirica, va bene. Qua è equipaggiata il doppio salto. Ok, qua abbiamo quella che ci fa togliere cose. No, ok, come rune eccetera va bene. Quindi andiamo sugli stati. E vediamo, possiamo fare Downstrike, possiamo aumentare Death Defy, mi sembra molto buono. Quindi aumentiamo questo e speriamo, abbiamo un po' più di percentuale di non morire subito. Abbiamo l'Hokage che, se vi ricordate, è una classe molto veloce, molto forte. Quanti HP ha, tra l'altro? 126, 76. 14 di questi. Ops. 113, quindi fa danni tantissimo. E vediamo di andare subito di là e provare con la forza brutta a sconfiggere Alexander. Per adesso non ci stiamo neanche arrivando, quindi. Ok, intanto ho beccato una stanza boss.
il che vuol dire qualche soldino in più. Ma questa parte no, non vado da nessuna parte. Però possiamo viaggiare in velocità. Siamo già sui 1000. Perfetto, di qua c'è una cassa. Dobbiamo andare verso la nostra foresta. Almeno una battaglia contro Alexander vorrei farla. Au. Ok, questo mi dà un pochino più di energia. Au, cado. Andiamo via. Ok, ecco l'entrata della foresta. Corro subito per andare alla foresta, così qua. Cioè, ho, come vedete, ho saltato molte casse, molte nemici, giusto per arrivare qua il più in fretta possibile. Aiuto, cose che volano. Ok, ed esploriamo. Qua ci sono un paio di cose. Non so come ho fatto ad evitarla, però molto bene. Defeat all enemies. Dove sono i nemici? Lì. Uno l'ho sconfitto, gli altri boh. Ah, lui si può trasferire. Funziona qua? No. Andiamo avanti. Perfetto. Tra l'altro devo ancora provare il vampirismo sul boss. Cioè sui sottoposti, perché potrebbe essere molto buono per riguadagnare un po' di energia. Oh, abbiamo un altro pezzo d'argento questa volta. Oh, sono morto con l'Okage, non è che ho visto l'energia. Maledizione, vabbè. Proviamo un'altra volta, abbiamo fatto un pochino di soldi in più e continuiamo con Assassino, Barbaro Queen, Lich King. Lich King. Proviamo col Barbaro, che così ha la Barbara, che ha tanta energia. Ti diamo qualcosina più in attacco, che così dovremmo cominciare a one-shottare tutto con tutti praticamente. Il nuovo equipaggiamento è questo mantello qua, il mantello che mi dà più... potrebbe anche essere interessante. Mi dà più energia ancora. Abbiamo 300 HP. Siamo lentissimi in confronto all'Okage. Però con tanta energia magari posso evitare di morire subito. Vediamo, speriamo bene. Adesso faccio 50 di male. E non 47-48 come ho fatto all'inizio episodio. E continuiamo verso destra. Quindi saltiamo pure. Cerchiamo di arrivare subito verso destra. Au. 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 Sto prendendo un sacco di botte. Ok, continuiamo. Oh, eccola qua l'entrata. Perfetto. Au. Ci sono corso incontro con un pirla.
Corri. Sapevo che sarebbe saltato. Avrebbe saltato. Ok. Ok, ce l'ho fatta al minimo proprio. Abbiamo una runa del bilanciamento, che non ho ben capito che cos'è, ma vedremo più avanti, in un'altra partita ancora. Qua cosa fai? Mi curi? No, mi dà. Ah, Helios Blessing, che era più possibilità di avere denaro, da quello che mi avete detto. Come vedete, ha rilasciato un bel po' più di money. Questo va a caso. Quindi dovremmo avere un po' più di monete del solito. Questa stanza boss sembra introvabile. Dobbiamo andare da questa parte. Come avete visto, un bel po' di monete per noi. Troppo non posso farci niente, quindi torniamo di sopra e andiamo di là. Forza, forza, forza. Qua dobbiamo andare di sopra. Non so come ho fatto a evitare queste cose. E qua niente, proviamo ad andare ancora di sopra, anche se effettivamente è ostico trovare la stanza del boss a volte. Oh, ciao. Proviamo il giochetto. La 1, la 2 o la 3? Ok, niente. C'è andata male, muori. Maledetto Super Saiyan o quello che sei. Oddio, ho esplorato tutta questa zona. Dobbiamo tornare tantissimo indietro. E per arrivarci devo andare di qua e poi scendere giù. Ah no, c'è anche una via qua a sinistra. Ed è la via del boss, ovviamente. Ok, recuperiamo un po' di soldi. Recuperiamo un altro po' di soldi. E vediamo di affrontarlo. Controlliamo che non ci sia roba facile qua in giro. Infatti c'è roba facile. Per modo di dire, è facile. No, dai, c'era qualche soldino facile. E proviamo ad andare. Oddio, non ho niente di energia. Adesso ho visto. Proviamo a recuperare qua un po' di vita almeno. Ok. Mi ha recuperato un po' di vita, dai, sì. Proviamo ad andare ancora giusto una più in su. Defeat all enemies, adesso arriva il mondo. Il fatto che non stiamo one-shotando questi è un problema, mi sa. Ok, sconfitti tutti, possiamo recuperare un'altra runa, che è la runa della grazia, che ci permette di, credo, volare o fare il doppio salto, qualcosa del genere, essere più veloce, può darsi anche. Con questa energia qua non è tantissima, cioè non è proprio al massimo, ma proviamo il boss. E ciao ciao Alexander! Vediamo se ci va bene, se no ci proveremo nel prossimo episodio. Ok, non posso resistere a. Posso resistere ancora a due colpi di questi. Però
almeno recupero energia uccidendo i nemici più piccoli. Questo è importante. Au, aiuto, 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 muoio, muoio, muoio. Stanno riempiendo lo schermo di cose. Mamma mia, che fortuna! Mamma mia, aiuto, aiuto, aiuto! Adesso muoio. Che fatica. Ok, non ce l'ho fatta. Mamma mia, però ci ho provato. Due righe di mostri di uccisi. Proviamo a fare un'ultima run veloce veloce con un altro Kage con tunnel vision e dextrocardia. Potrebbe essere interessante. Proviamo a fare una run veloce, vediamo se ci va bene o no. Con 4000 posso comprare che cosa? Un po' di attacco ancora? Di energia. Compriamo un po' di energia perché il nostro Hokage non è messo benissimo con energia, quindi gliela tiriamo un po' su. E danno critico, danno da magia, probabilità di fare critico aumentata. Ok, andiamo avanti. Abbiamo la runa della grazia, che vabbè, e possiamo andare avanti subito e cerchiamo di andare contro il boss. Avrei potuto usare l'architetto, ma come sapete non mi piace tanto usarlo, perché mi piace almeno fare una run veloce e cercare di abbattere il nemico. Aiuto. Questo era una specie di mini boss praticamente. Andiamo subito verso destra, quindi andiamo verso l'alto e poi verso destra se si può. Non ancora. Ops. Ok, come non detto, è andata malissimo questa run, ho preso tantissimi danni. Ho ucciso proprio un nemico, quindi vediamo di fare un'altra volta con l'Hokage. Sir Whittler, non possiamo fare assolutamente niente, quindi come se non fosse mai avvenuta la run scorsa, tipo la peggior run della storia, la peggior partita della storia. Vediamo un po' cosa ci capita col nostro super Hokage. E vediamo di andare contro. Non l'ho ancora affrontato con l'Hokage, l'ho affrontato con un barbaro. Il boss. Qua c'è una cassa che posso prendere discretamente e facilmente. E contiene un altro po' d'oro. Andiamo giù, andiamo di qua. Perfetto, ecco l'entrata già della foresta. E andiamo a cercare ok, avanti di qua. Qua c'è una cassa nascosta che è qui, l'ho vista nella mappa. La runa del bilanciamento per il nostro cape, perfetto, per il nostro mantello. E andiamo ancora un po' da questa parte.
Corriamo sulle spine. Ok, questo è un vicolo cieco. Tutto sto casino per un vicolo cieco. Quello è troppo lontano, quindi devo lanciarlo tipo al contrario. Anche così andava benissimo. Sto per morire con anche questo. Ok. Non ha funzionato neanche col secondo Kage, quindi ci vediamo al prossimo episodio di questo Let's Play Rogue Legacy. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.